buonasera, benvenuti a Giovedì Scienza, benvenuti naturalmente anche a coloro che ci seguono in streaming e a coloro che poi rivedranno magari queste nostre conferenze in futuro attraverso la rete. Questa sera è un incontro molto speciale, quello a cui state per assistere, con Pierre Lenat, un astrofisico francese di grande fama, un pioniere in molti campi. Certamente in alcuni campi dell'astronomia, in particolare dell'astronomia infrarossa, un pioniere anche nella ricerca sulle tecnologie al servizio dell'astronomia. L'avventura di cui ci parlerà questa sera, una delle avventure di cui ci parlerà questa sera, è davvero straordinaria. È stato l'astronomo che ha visto l'eclisse di sole più lunga che sia mai stato possibile vedere sul nostro pianeta. Normalmente un'eclisse dura al massimo 6 minuti, 6 minuti e mezzo, proprio quando un'eclisse totale di sole non può andare oltre per motivi di meccanica celeste. Ma se voi inseguite l'ombra della Luna a bordo di un aereo molto veloce, il Concorde, purtroppo non l'abbiamo più il Concorde, come sapete in questo momento non ci sono aerei supersonici, ma se voi inseguite l'ombra della Luna sul Concorde volate a 2,2 volte la velocità del suono, forse in questo caso un po' meno perché era ancora un Concorde sperimentale. È riuscita a far durare questa eclisse molto di più. Il professor Lenai è riuscito a farla durare 74 minuti. Naturalmente non per il gusto di godersi lo spettacolo più a lungo, ma perché questo consentiva a vari gruppi di ricercatori di vari paesi, di vari continenti, di svolgere degli studi da un luogo straordinario, appunto un luogo a 15.000 metri, anzi a 17.000 metri di quota. Un'altra cosa straordinaria che ha fatto è sviluppare l'astronomia infrarossa, quindi l'astronomia che ci permette di vedere il Sole e le stelle e l'universo e le nebulose in una lunghezza d'onda che non è permessa al nostro occhio. È una lunghezza d'onda che però è estremamente interessante perché le nebulose, per esempio le stelle in formazione, i sistemi di pianeti in formazione, di solito emettono soprattutto radiazione infrarossa, e quindi se noi vogliamo studiare questi oggetti celesti dobbiamo riuscire a guardarli in questa lunghezza d'onda. E Pierre Lenat è stato un protagonista di questa nuova finestra dell'astronomia. E naturalmente non solo questo, anche altre tecnologie, per esempio l'ottica che si adatta continuamente alla situazione, quindi la cosiddetta ottica adattiva è stato uno dei campi di cui si è occupato. Infine, e concludo questa brevissima presentazione, che dovrebbe essere molto più lunga per un accademico di Francia che ha una così grande carriera alle spalle, l'ultima cosa di cui vorrei parlarvi è un po' diversa da tutte queste, ma è per certi versi la più, come dire, la più interessante, perché la scienza è una cosa bellissima, ma seminare la scienza tra i bambini è ancora più bello, è ancora più importante. Pierre Lenat è il responsabile di un programma francese per le scuole, per la didattica delle scienze, che si chiama La main à la pâte. È un programma che ha iniziato con il premio Nobel Georges Charpak. Charpak non è più con noi, Lenat porta avanti questo programma che aveva avviato con Charpak ed è un programma che porta nelle scuole sostanzialmente delle scatole di materiali con cui poi gli insegnanti fanno degli esperimenti. Sulla base di un criterio che ci è molto caro, come sapete, qui a Torino, il criterio è che se si fa, si capisce prima, meglio e si ricorda. Quindi fare esperimenti vuol dire imparare, più facilmente, con più divertimento e in modo anche più, duraturo nel tempo. Ed è quello che la main à la pâte fa per diffondere appunto le vocazioni scientifiche, incoraggiare i giovani francesi a iscriversi a facoltà scientifiche ed è quello che cerchiamo di fare nel nostro piccolo, anche naturalmente in Italia non mancano programmi di questo genere, la professoressa Pascucci per esempio lavora proprio in questa direzione, ci sono varie iniziative che vanno in questa direzione, Torino stessa, se ricordate è una cosa diversa, non rivolta esclusivamente alla scuola ma a tutto il pubblico, però ha una tradizione con Experimenta per esempio e per i bambini con il laboratorio della curiosità, perché? Sono stato anche troppo lungo, io ringrazio moltissimo il professor Lenat e naturalmente ringrazio l'ambasciata francese che ci ha aiutati a portare qua il professor Lenat e ringrazio la console a Torino, la console francese a Torino e gli passo immediatamente la parola. Prego, professor Lenat.
Buonasera signore e signori. Prima di tutto voglio ringraziare il Centro Scienza, in particolare i professori Bianucci e Zappala, per questo invito a Giovedì Scienza. Sono molto onorato di essere il vostro ospite di stasera. Ringrazio anche l'Ambasciata di Francia in Italia e il consigliere per la scienza Mura che hanno contribuito all'organizzazione. Mi dispiace molto di non parlare la lingua di Dante Alighieri per questa conferenza. Lo farò nella lingua di Molière. Ringrazio di cuore la traduttrice. Io ne approfitto per aggiungere ancora una segnalazione. Potrete trovare questo libro appena uscito, il Vient de Paraître, no? Voi dite in Francia, appena pubblicato, che è Concorde 001, perché era un prototipo, non era ancora commerciale, L'ombre della lune. E in francese, naturalmente, è un libro molto bello che rievoca a 40 anni di distanza questa impresa. Bien. Non sono io il responsabile di questo titolo, penso che il titolo sia dovuto al professor Bianucci, è lui che l'ha scelto. Io vi parlerò quindi di avventure al plurale, perché l'avventura supersonica è un momento molto interessante che ha occupato soltanto un anno della mia vita, però, mentre ci sono molte altre cose. Ho deciso quindi di mettere l'insieme della mia presentazione questa sera, di porla sotto il titolo dell'esplorazione della luce infrarossa. Ho dato questo titolo. Corneille aveva chiamato la luce, questa luce oscura che cade dalle stelle. L'infrarosso è oscuro perché gli occhi umani non lo vedono, non lo percepiscono, però è luce, quindi può chiarire e mettere luminosità sui fenomeni che emettono la luce infrarossa, per l'appunto. L'infrarosso è stato scoperto da William Herschel, astronomo celebre, che ha anche scoperto Urano, il pianeta Urano. Nel 1800 fa un esperimento molto semplice, fra quelli che possiamo anche far fare ai bambini delle elementari, per dimostrare loro che il mondo nasconde a volte misteri molto interessanti da esplorare. Quindi crea un termometro e crea questo termometro dello spettro solare, constatando che la temperatura del termometro, come vedete nell'immagine, continua a aumentare anche quando il termometro si trova all'esterno rispetto al raggio visibile ad occhio umano, quindi al di là del rosso. Questa luce, quindi, che l'occhio umano non percepisce, ma che trasporta informazioni che vengono dal sole, questa luce non la percepiamo con gli occhi, ma con la mano. Le cellule della pelle della mano sono sensibili alla radiazione infrarosso, e quindi la sensazione di caldo, di calore che sentiamo mettendo la mano al sole è dovuta essenzialmente all'apporto di energia della luce, della radiazione infrarossa. Questa luce infrarossa ha interessato molto gli astronomi fin dall'inizio, ma è molto difficile da rilevare, tant'è vero che fino al 1950-60 circa, il periodo in cui ho iniziato la mia carriera di ricercatore scientifico, fino a quella data non si aveva un'idea chiara di quali fossero le fonti degli infrarossi nel cielo, ad eccezione del Sole e probabilmente delle stelle, però nessun astronomo aveva ancora misurato la quantità di energia infrarossa prodotta dalle stelle. L'infrarosso ha una proprietà estremamente interessante, cioè che
gli oggetti freddi che non emettono luce visibile, tuttavia emettono radiazioni infrarosse. Per osservare gli oggetti freddi è l'unica luce utilizzabile questa, quindi è estremamente importante per gli astronomi. Se noi osserviamo un oggetto astronomico come la nebulosa di Andromeda, l'unica galassia che possiamo percepire ad occhio nudo dall'emisfero nord della Terra, questa galassia osservata con una fotografia è l'immagine in alto a sinistra, vediamo le stelle, è l'immagine della galassia con la luce visibile, però ci sono altre luci oltre alla luce visibile. Ognuna di queste luci offre una visione diversa della galassia di Andromeda. Ad esempio, in alto a destra abbiamo l'immagine nella gamma degli infrarossi, vedete che è molto diversa rispetto alla foto in alto a sinistra. È codificata con un colore diciamo che non è quello vero, perché noi non possiamo con i nostri occhi vedere i colori dell'infrarosso, però più è intenso l'infrarosso e più la radiazione è importante, elevata. Però ci sono anche altre luci che gli astronomi nell'ultimo mezzo secolo, grazie poi all'accesso allo spazio con i satelliti, sono in grado di misurare, che offrono informazioni estremamente importanti sugli oggetti astronomici. In basso a destra è la stessa Andromeda che viene osservata attraverso i raggi X. Vedete che è ridotta a un punto praticamente, cioè alla parte centrale, al nucleo della galassia, che contiene un buco nero, e ritroveremo più avanti questo buco nero. Poi ci sono altre lunghezze d'onda, ad esempio le onde radio, che non sono rappresentate qui, o l'infrarosso lontano. Ogni volta questo ci dà un'immagine diversa della galassia, con informazioni utili sulla temperatura di una regione o dell'altra, la composizione, le molecole, le polveri, temperatura del gas, eccetera, eccetera. Quindi l'infrarosso è particolarmente prezioso, ma non è l'unica radiazione. Per captare queste luci e soprattutto la luce infrarossa è necessario utilizzare moltissimi diversi telescopi che ci danno le immagini che abbiamo appena visto. Ad esempio il telescopio Herschel, che porta il nome giustamente di Herschel, l'abbiamo visto poco fa, è un osservatorio della luce infrarossa che è stata posta nello spazio dall'Agenzia Spaziale Europea. Questo osservatorio, è bene dirlo proprio qua a Torino, si trova in un punto dello spazio che si trova all'opposto del Sole visto dalla Terra e che ha la proprietà di accompagnare la Terra nella sua evoluzione annuale di satellite. L'osservatorio rimane sempre nella stessa posizione rispetto a Terra e Sole, è un punto che si chiama punto di Lagrange. Luigi Giuseppe Lagrange, nato a Torino, che ha vissuto la sua infanzia e tutta la gioventù qui, che poi è andato a Berlino e ha finito la vita poi a Parigi, è proprio lui a cui è dedicato questo osservatorio. Vorrei sottolineare di Lagrange una cosa straordinaria. L'Accademia delle Scienze di Torino, se non sbaglio, era stato fondato da Lagrange quando aveva 22 anni. Era un'epoca quella in cui un giovane, anche se solo di 22 anni, poteva addirittura fondare un'Accademia della Scienza, come l'Accademia dei Lincei è stata poi creata nel 1603, anche questo da uno studioso che aveva solo 18 anni. Era un momento in cui la creatività era stimolata e apprezzata fin dall'età, la giovane età, ed è anche di questo che vorrei parlarvi poi più avanti. Telescopio e telescopi nello spazio, telescopio a terra, questo è il telescopio creato da Canada, Francia e le Hawaii, si trova nelle isole Hawaii, è in operazione, è operativo da 30 anni, ci dà delle immagini magnifiche della rotazione terrestre con queste tracce di stelle. Più recente, un altro telescopio destinato
reperire le luci radio, è un radiotelescopio, sono luci comunque anche queste. Questo telescopio si trova in Cile, è molto più recente, è stato inaugurato 3 anni fa soltanto, e combina la luce con varie antenne, l'interferometro come viene chiamato, ottenendo immagini estremamente dettagliate. Vedete qua 4 di queste antenne, ce ne sono 64, che permettono di disegnare carte, mappe estremamente precise degli oggetti astronomici in base alle lunghezze d'onda di queste radiofrequenze. Vi farò vedere fra un po' una bellissima carta, una mappa che abbiamo ottenuto con questo strumento. Abbiamo una grande diversità di telescopi, quindi moltissime diverse tecnologie. Per rimanere nell'ambito dell'infrarosso, vediamo quello che abbiamo fatto noi 40 anni fa. Non c'erano i satelliti, né in Europa ma neanche negli Stati Uniti, che fossero in grado di osservare la radiazione infrarossa. Dovevamo viaggiare sopra le nuvole, sopra il vapore acqueo che assorbe una buona parte della radiazione infrarossa. Abbiamo deciso quindi di utilizzare un caravel, un aereo, non ce ne sono più tanti oggi. È stato il primo bireattore commerciale costruito dalla società aerospaziale Francia, la stessa che poi produrrà il Concorde, e su questo aereo abbiamo installato un telescopio che al posto di una uscita di soccorso. Vedete qui l'uscita di soccorso con il telescopio. Ho messo l'immagine di questo astronauta europeo molto conosciuto, il primo europeo, Claude Nicollier, di nazionalità svizzera, che ha volato per l'Agenzia Spaziale Europea in 3 missioni, è stato su questa navicella, sulla navicella spaziale, dovuto riparare il telescopio Hubble, che aveva degli errori, di progettazione. Quindi lui era con noi in questo aereo e era venuto come astronomo. Cosa facevamo all'epoca? Qualcosa che è ancora attuale, con oggi si fa con macchine molto più potenti. Noi esploravamo queste nubi molecolari che si trovano nella nostra galassia, non lontani da noi, qualche anno luce, delle vere e proprie, dei vivai, delle nursery di stelle, quindi luoghi in cui gas e polveri, per influenza della gravitazione, si riuniscono e formano non soltanto le stelle, ma anche un corteo di oggetti più piccoli, meno massicci, che sono i pianeti. E vedremo più avanti questi oggetti in queste nuvole, e di queste nuvole, da queste nuvole la luce visibile non può uscire, mentre l'infrarosso può uscire, li penetra e ci permette di vedere quello che c'è all'interno di queste nuvole. Ecco qui un'altra nuvola, ha un nome, S140, e come la osserviamo con l'infrarosso, e qua visualizzata da un'equipe del Max Planck Institute di Bonn, Germania. Questa è una stella che si è appena creata all'interno della nuvola, non ieri ovviamente, forse qualche decina di migliaia o centinaia di migliaia d'anni fa, perché il processo di formazione della stella, il collasso della nuvola, è un processo molto rapido che non supera il miliardo di anni. Dopodiché la stella, come il nostro Sole, può continuare a irraggiarsi, a emettere i suoi raggi per una decina di miliardi di anni, perlomeno questo è quello che è successo per il Sole. Questi vivai di stelle li osserviamo, li abbiamo osservati con questo aereo Caravel, mentre oggi vengono seguiti con il satellite Herschel, che ci fornisce immagini meravigliose che potrete trovare facilmente anche su internet. E ora vorrei farvi vedere un filmato che è stato realizzato da ricercatori di Cambridge in Gran Bretagna.
de Cambridge o Harvard, Harvard negli Stati Uniti piuttosto, Massachusetts. Queste sono le immagini di un collasso per effetto della gravitazione di una nuvola molecolare fatta di gas e di polvere. L'intensità dei colori arancio, poi gialli, bianco, questa intensità corrisponde alla densità della materia con la scala che vedete in basso. Più è giallo e più la materia è densa perché si è formata in globuli, in grumi. In alto vedete il tempo che passa. Qua vediamo, abbiamo 200.000 anni circa, quindi in 200.000 anni questa nube che era circolare, sferica all'inizio, si trasforma con forme complesse. Però ci sono dei grumi, dei globuli che si formano, li vedete? Questi grumi sono delle protostelle, cioè regioni in cui la materia è accumulata, si accumula ed è calda perché la caduta libera energia gravitazionale e quindi formano dei turbini. Al centro di questi turbini vedete non solo la stella che si sta formando, questa è una simulazione digitale fatta col computer, però si vede anche una specie di disco che ruota. Questo disco è all'origine dei sistemi planetari ed è così che è nato il nostro sistema solare per collasso di una nube gravitazionale. È un contemporaneo di lui, Joseph Lagrange, che si chiamava Pierre Simon de Laplace, che era francese ed era nato in Borgogna, non lontano dalla Savoia, tra l'altro, che per primo ha proposto questo meccanismo di collasso per effetto della gravità come origine delle stelle. Quindi per creare, nel caso di Laplace, il sistema solare. Laplace ha parlato del sistema del mondo. Abbiamo molte prove, molte evidenze oggi del fatto che il meccanismo descritto da questa simulazione digitale è effettivamente il meccanismo di costituzione, di formazione delle stelle e dei pianeti. E ripeto, questa formazione avviene rapidamente. Non ho citato la scala a sinistra, vedete che c'è un elemento AU, un'unità astronomica, è la distanza della Terra dal Sole, una unità astronomica, quindi 150 milioni di chilometri. Qui vedete che la scala è molto più alta, 82.000 unità astronomiche, quindi molto di più, molto più grande del pianeta più lontano, che può essere Nettuno, che si trova a 60 unità astronomiche dal Sole soltanto. Quando si zooma, alla fine della simulazione abbiamo una scala per i dischi che avete visto prima, abbiamo scale di alcune decine di unità astronomiche, quindi sono oggetti questi che hanno una dimensione, una taglia paragonabile a quella del sistema solare. Ci sono alcuni dettagli da notare su questa nuve. Beh, siamo partiti da una grossa nuve, un anno luce, che supera 50 volte ora la massa del Sole. La temperatura è molto bassa, poche decine di gradi Kelvin. Qua siamo a 300 in questa stanza, 300 gradi Kelvin. Ma la caduta, le collisioni tra atomi di idrogeni che si ha nella caduta libera energia, un po' come il martello del fabbro che cade sull'incudine e lo scalda, e questa vibrazione dell'energia scalda la materia e produce alla fine l'accensione della stella, fa accendere la stella. Ecco, quindi questo infrarosso che ho presentato rapidamente
Nel 1972, mentre il nostro Caravel faceva i primi voli con a bordo il telescopio e che avevamo quindi imparato all'Osservatorio di Parigi quando insegnavo anche a Paris 7 all'università, quindi abbiamo al tempo stesso imparato a montare strumenti sull'aereo, a fare attenzione alle turbolenze, a rispettare regole estremamente rigorose di sicurezza. È proprio in quegli anni che abbiamo imparato e abbiamo appreso qualcosa di molto particolare, di straordinario, cioè la coincidenza di due eventi. Il primo è che ci sarebbe stato il 30 giugno 73 l'eclissi totale, un'eclissi totale di sole. Questa è quella del 99, molto tempo dopo, che è avvenuta, che ha interessato il nord dell'Europa, ha attraversato la Francia. Questa eclissi è stata fotografata dallo spazio da un astronauta francese a bordo della stazione Mir. Vedete la macchia, che è l'ombra della Luna, circondata dalla penombra, ombra perché il Sole è un oggetto esteso, l'ombra creata sulla Terra. Sono 300 km di diametro circa questa macchia, una macchia che si sposta a più di 2000 km all'ora, molto veloce. La velocità è una combinazione del volume e della velocità della Luna intorno alla Terra e della rotazione della Terra su se stessa, quindi dipende tutto ovviamente dalla latitudine dell'osservazione, ma questa eclissi interessava l'equatore e questa è stata la circostanza più favorevole possibile, perché il movimento della Terra accompagna il movimento dell'ombra e ci ha permesso di avere una velocità molto elevata all'eclissi, appunto, di 2200 km all'ora. Abbiamo quindi deciso a questo riguardo di sfruttare un'altra circostanza. Il Concorde supersonico 001, deciso dal General de Gaulle e dal governo britannico dal 69, questo Concorde, il primo, un prototipo 001, era un prototipo che avrebbe terminato la sua vita di prototipo per poi essere seguito dalla costruzione da aerei sfruttati dalle due compagnie aeree francese e britannica. Ebbene, questo Concorde aveva esattamente la velocità dell'ombra della Luna sulla Terra e ci ha tentato molto utilizzare questo aereo per seguire l'ombra. E poi, altra circostanza particolarmente favorevole, l'eclissi si prevedeva il giorno del sostizio, una settimana circa prima. L'ombra doveva spostarsi lungo il tropico del Cancro, per cui il sole era allo zenith dell'aereo. Molto facile quindi da osservare, a condizione di fare dei fori poi sul soffitto dell'aereo e installarvi degli oblò, perché a una velocità supersonica la temperatura della pelle esterna dell'aereo superava i 100 gradi centigradi, potevamo bollirci l'acqua, non bisognava lasciare questo foro aperto come era stato fatto invece da coraggiosi astronomi negli anni 30, però con aerei subsonici che non andavano così in alto. Questo è un po' lo schema della ricerca. Che cosa fare? Bisognava operare nel senso della scienza, non accontentarsi semplicemente di correre dietro all'ombra della Luna. Ci siamo interessati a un fenomeno che si chiama la luce zodiacale. Su questa foto molto bella vedete l'orizzonte preso dall'Osservatorio Europeo in Cile, vedete la Via Lattea, magnifica, i duomi del telescopio VLT e vedete il tramonto ormai è sotto l'orizzonte, se no non vedremo le stelle. Vediamo Venere che fra poco tramonterà e c'è una striscia che ho materializzato con questa ellissi rossa. Sul piano dell'eclittica, cioè il piano su cui muovono il Sole, muovono i pianeti, questo
punto questa traiettoria l'ho materializzata con un trattino punteggiato. Questa luce diffusa in questa area è la luce zodiacale, sono polveri presenti nel piano dell'eclittica che sono residui della formazione del sistema solare. Vi ho parlato dei dischi, dei gas, delle polveri che hanno formato i pianeti, quindi nel sistema solare rimangono, non molto rispetto alla abbondanza di questa presenza 5 miliardi di anni fa, quando si è creata la nostra galassia, e sono poi anche depositi di comete che evaporano avvicinandosi all'atmosfera e depongono una parte del nucleo, come la cometa Shuri, di cui avete visto le immagini magnifiche trasmesse anche da molti stati, che sono una sorta di conglomerato di polvere, di ghiaccio riscaldate dal sole. Le comete liberano questa polvere che poi popola lo spazio interstellare, e dopo il tramonto la diffusione della luce del sole dalle polveri, come le polveri che vedremmo in questa sala nell'oscurità illuminate da un proiettore, avremo lo stesso effetto. È interessante studiare queste polveri. Su questo schema vediamo il sole senza le eclissi, vedete la cometa che depone polvere intorno al sole e poi una specie di zona che contiene le polveri, ma non troppo vicino al sole, perché la temperatura è andata oltre la polverizzazione dei silicati. Sono piccoli granelli di silicato queste polveri e si vaporizzano a 1500 gradi, non ci si può avvicinare troppo al sole. Sono calde queste polveri, quindi emettono raggi infrarossi. Noi volevamo capire quale fosse la composizione e verificare l'ipotesi della presenza di questi grani. Una delle due equipe francese sul Concorde ha fatto proprio questo esperimento. Avevamo quattro oblò, il quinto studio è stato fatto attraverso un oblò laterale. Questi cinque oblò in totale, quattro di questi cinque erano stati creati proprio per questa impresa. Non si fanno buchi su un aereo senza prendere precauzioni, ovviamente, rispetto alla sicurezza. È stato un processo piuttosto complesso che abbiamo dovuto realizzare in meno di tre mesi, un lavoro veramente straordinario degli ingegneri dell'aerospaziale. Abbiamo dichiarato dopo di questo l'aereo buono per il servizio. Erano le equipe, una francese, la mia e quella di colleghi con esperienza anche di osservazioni al suolo. Abbiamo fatto osservazioni anche in questo senso, avevano paura di rendere che il nostro esperimento nell'atmosfera avesse complicato poi le loro osservazioni a terra, ma abbiamo fatto bene attenzione a non metterci in linea con i loro telescopi. Questa è la traiettoria seguita dal nostro aereo. Vedete l'ombra, la traiettoria dell'ombra. Abbiamo decollato da Las Palmas nelle Canarie con un pilota straordinario, André Turcat, che ha 92 anni adesso, ma che si ricorda ancora con massima precisione, si ricorda del momento del decollo, delle velocità che ha seguito sull'aereo, un uomo straordinario che ha seguito l'insieme dei test di collaudo del Concorde per avere poi la possibilità di utilizzarlo. Quindi c'è un punto preciso, un po' prima del secondo contatto, un punto dove noi siamo entrati in contatto appunto con l'ombra della Luna. Siamo stati tolleranti, abbiamo chiesto al pilota di essere precisi al chilometro e al secondo. Lui ci ha detto che avrebbe fatto del suo meglio, ma che forse avrebbe potuto fare ancora meglio. Abbiamo fatto dei voli di ripetizioni per vedere dove saremmo arrivati, dovevamo arrivare al contatto al secondo.
ed era questa il tipo di precisione necessaria. Oggi che gli uomini sono in grado di mettere i robot a 500 milioni di chilometri dalla Terra, questo exploit, questo successo sembra piccola cosa, però 40 anni fa non avevamo i computer, il pilotaggio si faceva a partire da centraline ad inerzia imprecise. È stato veramente un'avventura rispettare questo appuntamento nel bel mezzo del nulla, quindi nel deserto della Mauritania. Una volta preso e diciamo colto, rispettato l'appuntamento, l'aereo doveva rispettare il protocollo, quindi non dovevamo farci superare dall'ombra. Fortunatamente tutto è andato nel migliore dei modi. Abbiamo seguito questa ombra per 74 minuti. Avremmo potuto arrivare agli 80 se non avessimo avuto un vento leggermente contrario. E poi abbiamo atterrato a Fort-Lamy, la capitale del Chad, che si chiama N'Djamena. Oggi vedete gli orari di volo: per 74 minuti abbiamo potuto, insieme ai 5 sperimentatori, 5 dispositivi, fare esperimenti complementari, prendere misurazioni anche molto difficili, come quella che ho presentato sulla luce zodiacale, ma anche più classiche. Non bisogna esagerare, voler prendere troppi piccioni con una fava. E questa è una visione, un'immagine dell'aereo in volo. Vedete che è scuro e buio, e vi farò vedere poi alcuni minuti di un film che vi daranno un'idea dell'atmosfera. La velocità era Mach 2 meno 0,5, perché si trattava di un aereo da collaudo di prova. Per guadagnare pochi secondi in più, il pilota ha spinto l'aereo fino a Mach 2,09, e questo ci ha permesso di arrivare a 74 minuti di osservazione. A destra vediamo uno degli ingegneri che lavorava con me, e sono gli strumenti di Parigi con un oblò verticale e poi lo specchio per riflettere la luce del sole. Questa foto è straordinaria. Non avevamo il tempo di guardare dagli oblò, però mi sono dato pochi secondi, una volta prese tutte le misure, per precipitarmi all'oblò e fare questa foto veramente unica. Vedete in primo piano l'ala del Concorde, l'ala Delta, gotica, come viene definita, per la forma non rigorosamente rettilinea, e l'ombra della luna sul suolo africano. Tutto questo è veramente molto bello. Era un periodo di grande siccità nel Sahel. In lontananza vedete il limite dell'ombra molto netto, e poi la penombra, e poi lontano all'orizzonte, fuori dalla zona dell'eclissi, vediamo la luce normale. Vedete la troposfera, questa zona dell'atmosfera al di sotto dei 10 chilometri, molto agitata, come dice bene il nome greco, che contiene molti polveri di sabbia, che sono anche questi granelli di silicati. Sopra la stratosfera, come un coperchio, con al limite con la stratosfera, che invece è molto calma. Dove volavamo, peraltro? Eravamo a 17.000 metri, un'altitudine estremamente favorevole all'osservazione dei raggi infrarossi. La stratosfera non contiene per nulla polveri, e per questo diffonde una bella luce blu, che è quella delle molecole di ossigeno e di azoto che diffondono i raggi solari. Questa è la conclusione del volo. Quando si osserva un'eclissi dalla superficie terrestre, nel migliore dei casi, e questo è quello che è successo per coloro che sono rimasti a terra, si hanno 7 minuti di fascia di totalità, della durata del fenomeno, e poi noi abbiamo avuto un po' più di 10 volte di più, 74 minuti di fascia di
quasi totalità. Il disegno a destra mostra con molta precisione quello che un osservatore a 3.000 metri di altitudine avrebbe visto guardando il sole. E la corona solare che abbiamo anche studiato durante questa eclissi e poi l'aereo che è passato proprio davanti alla corona. Mi fermo qui per farvi vedere ora un breve spezzone di un film che potrete trovare anche su internet, dura 33 minuti, non potevamo farvelo vedere interamente questa sera, però si chiama Eclipse 73. Lo trovate su internet, lo si trova anche in DVD. Vediamo l'ombra della luna che si sposta, questa è una simulazione, vedete filmato da un cineasta a bordo, vedete l'aereo che viene raggiunto dall'ombra, questo è il posto del pilota con la velocità Mach 2 e puis l'avion e l'aereo WTSS, TSS vuol dire SS, vuol dire supersonico. Ancora una volta abbiamo visto l'orizzonte e poi qua appena dopo il terzo contatto, voyez le ciel. Dopo il secondo contatto, scusate, il cielo sta diventando scuro, anche l'interno dell'aereo è sempre più buio e possiamo iniziare a prendere le nostre misure, a fare i nostri rilievi. Qui l'aereo viene addirittura superato dall'ombra che va un po' più veloce dell'aereo. E quindi la luce poi ritorna, è un momento magnifico, lo auguro a tutte le persone in sala, se non avete ancora avuto l'occasione di assistere a un'eclissi solare, di andare a cercarla e di andare a vedere la prossima eclissi. Ce n'è una ogni 2 anni circa, però a volte in regioni del globo inaccessibili. Questo è il radar dell'aereo. Nessun aereo poteva volare su tutta l'Africa occidentale in quel momento, anche se ovviamente non ci sarebbero stati rischi né di collisione né di interferenze radio o problemi eventualmente negli aeroporti. Queste sono le nuvole del fronte intertropicale, sono nuvole molto violente ma molto più a sud in Niger. Questa è l'ombra, adesso noi atterriamo, non avevamo molto cherosene a questo punto, siamo arrivati a N'Djamena, questa è la pista, vediamo ancora l'ala dell'aereo a delta che atterra a N'Djamena, dove ci aspettava un colpo di Stato. Nelle strade c'erano mitragliatrici, c'era stato un colpo di Stato la sera prima, siamo stati accolti da una folla allegra ma accompagnata da soldati armati. Voilà. Alors, je passe maintenant ora à la troisième mi passo partie, alla terza parte della mia presentazione. Et si je peux avoir voilà. Alors, je vais toujours vous parler d'infrarouge. Parlo ancora di infrarossi, però d'un effort fait vi parlerò di quello che è stato fatto per osservare l'infrarosso dalla superficie terrestre. Non sono esattamente le stesse lunghezze d'onda queste rispetto a quelle che si osservano dallo spazio con un satellite o dall'aereo come il Concorde. Queste lunghezze d'onda sono più corte, è il vicino infrarosso, l'infrarosso vicino. Quando si suona il pianoforte, si suona con alcune ottave, dalla do, dal do, poi al la, si suonano poche ottave, anche la luce ha la propria frequenza, se osserviamo la gamma delle frequenze luminose e non più acustiche come nel caso del pianoforte, a cui è sensibile l'occhio, non corrisponde neanche a un'ottava. La lunghezza d'onda del blu è 0,35 micrometri, quella del rosso all'altra estremità dello spettro visibile è il doppio.
quindi abbiamo appena un'ottava come in un rapporto di frequenza uguale a 2 per la luce visibile, ma l'infrarosso corrisponde a 8 ottave invece, corrisponde alla totalità della gamma. C'è un'enorme diversità di luce in questo campo, in questa area che separa le onde visibili dalle onde radio. Le più lunghe e le più corte sono entrambe osservabili dalla superficie terrestre e noi cerchiamo di osservarle attraverso telescopi che siano i più grandi possibili per due motivi. Prima di tutto per raccogliere la più grande quantità possibile di luce, vedere oggetti quindi molto piccoli. Molto piccoli. La seconda ragione è perché si ha un maggior dettaglio, una finezza maggiore delle immagini con i grandi telescopi. Questo è l'osservatorio che l'Europa ha costruito con l'osservatorio australe a cui partecipa l'Italia ma anche la Francia. Questo è un progetto che è stato avviato agli inizi degli anni Ottanta e che è stato approvato dai paesi membri dell'osservatorio europeo australe, di cui l'Italia, ricordo a questo proposito l'amico Franco Pacini, membro dell'Accademia dei Lincei e direttore dell'osservatorio di Arcetri, che con altro amico Giancarlo Setti dell'Università di Bologna hanno avuto un ruolo estremamente importante nella partecipazione dell'Italia a questo magnifico progetto. È stata una vera e propria avventura in cui collettivamente abbiamo visto che l'Europa aveva senso per arrivare a conquiste scientifiche che nessun paese avrebbe potuto da solo fare. Siamo arrivati in Cile, a poche decine di chilometri dalla costa del Pacifico, nel deserto di Atacama, un deserto estremamente secco, senza vapore acqueo, uno dei punti più secchi della Terra, molto quindi favorevole a recepire i raggi infrarossi. Quindi per anche percepire oggetti poco caldi e le stelle. Questa è un'immagine più da vicino, ravvicinata di questo enorme telescopio che oggi è praticamente l'osservatorio visibile agli infrarossi più potente al mondo. Stanno portando degli strumenti e sono strumenti molto pesanti, questo è l'osfera, per l'osservazione degli esoplaneti di cui vi parlerò fra poco. Prima di questo però vorrei parlarvi di un'imitazione drammatica delle immagini astronomiche notata da Newton già e che tra Newton e gli anni 80, cioè, è passato molto tempo, sembrava essere un limite invalicabile per le osservazioni fatte dalla Terra, era necessario andare nello spazio, perché questo comportamento così spiacevole delle immagini, vedete che non si vede bene, dovrebbe essere un punto luminoso questo, è dovuto alle turbulenze dell'atmosfera terrestre, dalla troposfera di cui vi ho parlato prima. Questo impedisce di vedere i dettagli delle immagini astronomiche. Guardate in alto a sinistra, guardate quello che potrebbe essere l'immagine, un telescopio ideale, in alto a destra, scusate. In funzione della taglia del telescopio, più il diametro è ampio e più la diffrazione, i fenomeni di diffrazione sono limitati e più l'immagine è precisa. Passiamo da un'immagine allargata a un'immagine molto ristretta. Più l'immagine è ristretta, più i dettagli che si studiano possono essere osservati. Quello che succede a sinistra nell'agitazione atmosferica è insopportabile, insostenibile, condanna e ha condannato per diversi secoli i telescopi astronomici a vivere con immagini sfocate come questa.
cioè andava molto bene avere grandi telescopi per avere più luce, ma non si riusciva ad arrivare alla precisione, al dettaglio che sarebbe stato necessario. Negli anni 80 abbiamo creato l'ottica adattiva che si trova in tutti i grandi telescopi al mondo, non è neppure sicuro se, senza questa correzione delle immagini si riceverebbe una onda. Si riceve questa onda deformata su uno specchio che si deforma e che ha la proprietà di deformarsi in senso opposto rispetto all'onda. Immaginate un carrozziere che ripara un'auto. Nella città di Agnelli possiamo tranquillamente parlare di carrozzeria, quindi ci sono un sacco di botte sulla carrozzeria, si cerca di metterla a posto, si dà un colpo dalla parte opposta rispetto alla botta e in questo modo si raddrizza la carrozzeria. Questo meccanismo è abbastanza complesso, ci vogliono i computer, ma è un miracolo che funziona e questo è il risultato. L'immagine deformata che abbiamo visto prima adesso è praticamente stabile. Ormai da 30 anni a questa parte, 20 anni a questa parte, 25 anni si fa sempre meglio. Vedete che ora l'immagine ha esattamente la dimensione del cerchio a destra, cioè è limitata dalla diffrazione dello strumento e l'effetto dell'atmosfera è scomparso praticamente. Si hanno quindi immagini precise che, come nel caso del telescopio del Cile, possono raggiungere una ventina di millisecondi, mentre prima era 1-2 secondi. Quindi si è guadagnato un fattore 100, che è molto in fisica. In un laboratorio, quando si arriva a 2-3 di miglioramento su un risultato, si è già molto contenti. Qua si arriva a 100. Inutile dire che questa tecnica dell'ottica adattiva, che è abbastanza semplice, non utilizza sofisticazioni particolari, è stata una vera e propria rivoluzione per l'astronomia. Fra tutti i risultati astronomici vorrei mostrarvene due particolarmente spettacolari e che sono stati ottenuti grazie a questo telescopio in Cile da equipe europee e che riguardano due ambiti particolarmente vivaci dell'astrofisica contemporanea. Il primo è la prima immagine di un esopianeta. Gli esopianeti sono pianeti come Giove, Mercurio, la Terra, che ruotano attorno a un'altra stella che non sia il Sole. Fino al 95 non si conoscevano pianeti altri se non quelli del sistema solare e poi grazie ai due astronomi Michel Mayor e Colos che hanno fatto un lavoro straordinario con un piccolo telescopio in Provenza, in Francia, abbastanza vicino a qui, a Saint-Michel, l'Observatoire, sono riusciti a mettere in evidenza un pianeta della dimensione di Giove, circa massiccio, che ruotava intorno a un'altra stella. 1995, l'anno prossimo festeggeremo i 20 anni di questa scoperta. Per questi 20 anni che ci separano da questa data, sono stati trovati più di 2000 esopianeti, 15.000 sistemi planetari. Quindi un'evoluzione enorme è questa, con questioni e quesiti importanti che si aprono, su cui potremo passare diverse serate insieme. Vorrei mostrarvi ancora questa immagine. Il metodo di Michel Mayor è un metodo indiretto, è osservando le perturbazioni che il pianeta impone alla stella per effetto della gravitazione, è osservando questo che ha potuto evidenziare l'esopianeta. Il grande successo è quello di riprodurre l'immagine dell'esopianeta. Vedete, a destra la stella bianca, a sinistra l'esopianeta in rosso. Questa immagine è stata fatta da un'equipe di Grenoble, dell'osservatorio di Grenoble vicino a qui, da Anne-Marie Lagrange, un'astronoma francese.
con l'ottica adattiva del VLT, del telescopio. Vedete che le immagini sono belle, non hanno deformazioni. L'esopianeta si trova a 55 unità astronomiche dalla stella, quindi più o meno la distanza a cui Plutone, Nettuno, la distanza che separa Nettuno dal Sole. Sono 250 anni luce circa di distanza dalla Terra. Da questa immagine, che è stata presa nel 2005, se ne sono fatte poi un'altra decina circa di esopianeti. Una volta che si ha l'immagine dell'isopianeta si può analizzare la luce che si riceve dall'oggetto e in particolare si può capire qual è la composizione dell'atmosfera, se c'è acqua, gas carbonico, ossido di carbonio, metano. Quindi si rilevano a volte atmosfere paragonabili con ammoniaca molto simili all'atmosfera della Terra al momento della sua formazione. Altro esempio spettacolare, ve lo faccio vedere questo perché è la stella Beta Pictoris, la stessa equipe dell'osservatorio di Grenoble che l'ha rilevata, è il disco protoplanetario. È stata nascosta la stella perché accecherebbe, quindi c'è un piccolo disco, è stata attenuata anche la luce del disco, vedete che c'è un punto luminoso però. Circa 10 ore rispetto al disco centrale. Facciamo lo zoom, zoomiamo. Questo punto luminoso è un pianeta. Il pianeta è stato contestato poi dopo l'osservazione. Altre équipe, come avviene sempre nei lavori scientifici, hanno voluto verificare l'osservazione di Anne-Marie Lagrange e della sua équipe e hanno detto ma no, non si vede niente. La risposta dell'équipe di Grenoble è stata non vedete niente perché il pianeta è passato dietro la stella. Le cattive lingue hanno detto ma no, non vedete niente perché vi siete sbagliati. Allora hanno detto no, la pianeta apparirà tra 2 anni dall'altra parte. E qua abbiamo l'altra immagine. 2 anni dopo il pianeta infatti è riapparso esattamente dove ce l'aspettavamo e ha continuato il suo cammino, potremmo addirittura vedere il film del suo vagabondare. Questo è un qualcosa di veramente spettacolare. Poco fa vi ho detto che ci sono 2000 esopianeti attualmente conosciuti. Iniziamo a capire che questi pianeti e qual è il dettaglio della formazione di questi pianeti nel disco che accompagna la formazione della stella. Vi faccio vedere un'altra foto veramente eccezionale pubblicata poche settimane fa, presa dall'osservatorio ALMA in Cile. Vi avevo fatto vedere delle antenne poco fa. È un'immagine all'infrarosso molto lontano, già siamo nella radiazione, nelle onde radio. HL Tauri è il nome della stella, un po' più lontano, il Sole. Vedete che il disco ha come dei solchi, come un vecchio disco di vinile. Questi solchi sono la traccia dei pianeti che si sono formati, ce ne sono diversi a diverse distanze dalla stella e che hanno assorbito la materia del disco, i granelli di polvere di silicato. Adesso non ci sono più granelli perché ormai si sono coagulati nel pianeta. I pianeti non si vedono perché la risoluzione non è sufficiente, però sicuramente gli astronomi li ricercheranno con grande attenzione perché questo è il momento, è l'istante direi preciso e possiamo datare la formazione del disco a 1 milione di anni dopo l'accensione della stella, quindi quasi immediatamente la formazione della stella, immediatamente dopo la formazione si sono formati i pianeti anche. Statisticamente possiamo dire oggi che nella nostra galassia e anche probabilmente nelle altre ci sono in media almeno un pianeta intorno a ogni stella, alcuni ne hanno 10, altri 0, però in media tutte le stelle hanno esopianeti.
questo ha trasformato in modo veramente profondo la nostra visione dell'universo. Ancora un'altra informazione rispetto a un risultato notevole dovuto all'ottica adattiva e la scoperta di un buco nero da parte di un'equipe dell'osservatorio, meglio dell'istituto Max Planck di Garching. Gensel, un amico con la sua equipe, ha fatto questa scoperta. Questo è un ammasso di stelle, è una simulazione, anche questa, ma estremamente rigorosa. Tutte le posizioni sono state misurate. Vi faccio vedere questo video che rappresenta il movimento delle stelle attorno a un buco nero che non vediamo per definizione, ma che è in centro, al centro. Il movimento delle stelle permettono di determinare questa massa in un volume però trascurabile, poche centinaia di metri o di chilometri, sono cifre che vanno oltre la nostra immaginazione, ma anche la fisica che noi facciamo in laboratorio. Il campo di gravitazione vicino al buco nero è talmente intenso che in questi disegni d'artista che vi faccio vedere, la parte centrale è praticamente impossibile alla luce uscire, nella parte invece non più centrale, all'esterno dell'orizzonte del buco nero. Lì la materia che cade nel buco nero arriva a una temperatura molto elevata. È un film interstellare. Il film interstellare che si vede al cinema in questi giorni parla appunto di queste proprietà della gravità nelle regioni assolutamente vicine al buco nero. È poco probabile che un viaggiatore spaziale possa resistere alla temperatura di questo buco nero. Comunque sono due elementi, questo dell'astrofisica contemporanea, gli esopianeti da un lato, la fisica del campo gravitazionale intenso nell'altro. Questi sono due concetti che abbiamo potuto elaborare grazie all'ottica adattiva. Gli astronomi non si fermeranno visto questi buoni risultati. Una settimana fa, esatta, il Consiglio dell'Osservatorio Europeo Australe, con 8 paesi 30 anni fa e che riunisce 15 paesi oggi, forse 16 tra breve quando il Brasile aderirà al progetto. Quindi il Consiglio ha approvato la costruzione di un telescopio di 39 metri. Questo è un disegno, è un render. Le macchine ci danno l'idea della scala di grandezze. Non si può fare un specchio tutto in un unico pezzo, è costituito da esagoni, da parti, da pezzi che lo costituiscono. Sarà terminato nel 2024, tra 10 anni. Questo telescopio non sarebbe stato costruito ovviamente se non ci fosse oggi questa ottica adattiva. E adesso vorrei ancora dirvi, in questi pochi minuti che mi restano, dirvi che la lingua popolare in Francia dice che gli scienziati sono come dei bambini cresciuti. E non so se l'espressione esiste anche in italiano, ma la lingua popolare dice verità molto profonde in genere. Cosa significa questo? Significa che gli scienziati nel loro lavoro quotidiano, per la gioia che li anima nel lavoro, nelle scoperte, nelle ricerche che fanno, hanno mantenuto una qualità che sfortunatamente molti adulti invece non hanno coltivato e perdono crescendo, cioè la curiosità, lo stupore, l'immaginazione, la capacità di stupirsi, l'ammirazione di fronte alla bellezza del mondo, di questo mondo che ci è dato perché noi lo possiamo guardare e soprattutto per capirlo. Cosa fare se non coltivare la curiosità dei bambini che si esprime con tante domande? Perché? Perché il cielo
è blu, perché le piante sono verdi, e fanno anche ipotesi, come gli scienziati. Alcune di queste ipotesi ci danno l'idea di una grande immaginazione un po' strampalata in certi casi, altre sono molto pertinenti e ci dimostrano fino a che punto i bambini hanno la capacità di fare ragionamenti anche complessi. È l'intuizione del premio Nobel per la fisica, George Charpak, già citato da Piero Bianucci poco fa, e lui che nel 1995 ha lanciato un movimento prima francese, poi europeo, poi mondiale, che si chiama La Main à la Pâte, mani in pasta, e che ha tre obiettivi principali legittimi della scuola elementare: leggere, scrivere, fare di calcolo. L'ultimo secolo questo è stato un compito raggiunto, e ha aggiunto un compito essenziale per vivere ora nel XXI secolo, cioè ragionare, la capacità di capire, leggere, scrivere, con fare di calcolo e ragionare. Questo è il leitmotiv di La Main à la Pâte. Abbiamo lavorato con grande piacere con gli amici italiani a questi progetti, con l'Accademia dei Lincei e con l'Associazione Anis, dei professori di scienza, di scienze, creando, abbiamo creato un programma in Italia che opera loro, che ha un polo a Milano e anche a Torino, un programma con cui cerchiamo di sviluppare a scuola la capacità dei bambini di ammirare, immaginare, ragionare e trarre conclusioni e esprimere tutto questo in una bella lingua, se possibile. L'astronomia si presta molto bene a questa esplorazione, all'esplorazione della natura. Per cui vorrei farvi vedere ancora due foto, una in una scuola del Giura in Francia, e i bambini stanno mettendo un occhiale come quello di Galileo sul computer per studiare le fasi della Luna, per verificare come la distanza tra la Luna e la Terra cambia. La stessa immagine poi è lo stesso strumento, al centimetro, lo vediamo a Ascensión de Paraguay, una cittadina molto povera, una zona molto povera, dove i bambini con la stessa felicità, con le stesse domande, lo stesso entusiasmo seguono, osservano le bellezze della scienza e del cielo. È stata una bellissima avventura che ho potuto vivere, che seguo da 20 anni questa, e sono felice di poterne parlare a voi questa sera, perché penso che sia la migliore eredità questa che possiamo lasciare della nostra scoperta scientifica alle generazioni future. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Siamo noi che ringraziamo il professor Pierre Lena. È stato molto interessante vedere questa avventura di uno scienziato che giovanissimo fa durare un'eclisse 10 volte di più di quanto non possa durare normalmente, e poi via via esplora nuovi sistemi solari, dopo che nel 1995 Michel Major ha scoperto per la prima volta un pianeta extrasolare. E poi infine ci ha portati proprio ai nostri giorni, perché la decisione di costruire questo telescopio di 39 metri è di una settimana fa, quindi una carrellata che parte dai primi voli sul Caravelle e poi passa a quelli sul Concorde, l'astronomia infrarossa, la tecnica per fermare le immagini nei grandi telescopi con l'ottica adattiva, e infine il grande telescopio estremamente largo che l'Europa si prepara a realizzare. E qui vediamo anche una cosa, che l'Europa della scienza funziona, quindi può funzionare anche forse l'Europa della politica, almeno ce lo auguriamo. La parte finale dedicata alla diffusione della scienza naturalmente ci trova particolarmente sensibili, noi in Italia ne abbiamo un grande bisogno, e quindi meno male che c'è questa collaborazione con La Main à la Pâte e con l'Accademia dei Lincei, con l'Alberto Maffei che è presidente dell'Accademia dei Lincei.
tramite la professoressa Parcucci dell'Associazione degli Insegnanti di Scienze. C'è qualche minuto, pochissimi perché è un po' tardi, qualche minuto per qualche domanda. Quindi se volete, c'è già credo anche qualcuno che è pronto a fare la domanda, l'ascoltiamo, prego, buonasera. Buonasera. Volevo chiedere al professore se l'effetto del redshift, cioè dello spostamento della luce che emettono le stelle verso una radiazione tendente all'infrarosso per effetto della relatività di Einstein, interferisce con l'osservazione degli oggetti celesti e se sì, come se ne può ridurre l'impatto sulle immagini e sulle misure che ne vengono ottenute. Grazie. Ci sono due cause, ma il spostamento verso il rosso, verso il blu, la causa cosmologica, cioè l'espansione dell'universo, che fa che quando osserviamo una galassia molto lontana, la sua luce ha lunghezze d'onda molto precise, ma spostate verso il rosso. E poi c'è una seconda causa, questo è praticamente indipendente dal campo di gravitazione locale, però c'è una seconda causa, quella a cui lei ha fatto riferimento, in cui la fonte luminosa, gli atomi di idrogeno ad esempio che emettono la luce, si trovano in un campo gravitazionale molto intenso, ad esempio vicino a un buco nero. La luce per uscire dal buco nero perde molta energia e quindi il fotone si trova a lunghezze d'onda più elevate, con frequenze più basse. È un fenomeno questo che si osserva anche per oggetti poco massicci, come il Sole, ad esempio, rispetto a un buco nero. L'effetto è minuscolo nel buco nero al centro della galassia, l'effetto invece è molto importante, come lei ha ricordato, è un effetto di relatività che non ci impedisce di vedere l'atomo che emette luce, salvo se questo si trova all'orizzonte, che porta il nome di Schwarzschild, l'orizzonte di Schwarzschild. In questo caso la luce non può più fuoriuscire dal buco nero, per questo viene chiamato buco nero per l'appunto. Queste due circostanze di cambiamento della lunghezza d'onda della luce sono molto diverse fra di loro. Ce n'è una terza dovuta al movimento dell'oggetto, ma non all'espansione dell'universo. Quando Michel Mayor ha scoperto il primo pianeta, l'ha scoperto perché la stella che stava osservando rispetto alla Terra aveva un movimento regolare, a volte si avvicinava, a volte si allontanava in modo periodico di 4 giorni. Questo movimento si traduceva con un spostamento verso il rosso o verso il blu quando si avvicinava, e quindi del ray spettrale della stella. Per questo ha deciso che questa stella aveva un pianeta Doppler fiso, si chiama. E questa è la terza causa di cambiamento della lunghezza d'onda della luce, che è particolarmente prezioso. Vediamo se c'è un'altra domanda. Sì, mi pare di sì. Buonasera. Buonasera. A proposito di curiosità, lei diceva che la Luna nel suo giro, nel suo movimento di rivoluzione attorno alla Terra, cambia la distanza, no? La Luna, come la Terra rispetto alla rivoluzione al Sole, c'è l'afelio e il perielio, anche la Luna, anche se sembrerebbe un'orbita circolare, ma è leggermente ellissoide, no? Volevo capire quali sono le conseguenze pratiche di queste due posizioni, la più lontana e la più vicina dalla Terra, se riusciamo a comprendere le motivazioni. Poi un'altra domanda, forse non sono proprio in tema, come il Concorde, che superando il muro del suono circa 2000 orari, ho letto da qualche parte che se su un aereo militare che c'è supersonici, no, che faccia più o meno i 1500 orari,
volando verso ovest, poiché il moto di rotazione della Terra è circa 1500, la media della velocità lineare, il pilota vedrebbe sempre il sole sulla testa, sempre a mezzogiorno, volando verso ovest. Cioè, capisco, ma non afferro bene bene il meccanismo. Grazie. Grazie per queste due belle domande. La prima è molto interessante, anche la seconda. Perché che cosa fa sì che la Luna durante l'elisse, all'elisse riesce a nascondere perfettamente il disco solare? Come vous l'avez rappelé, l'orbite de la Lei ha detto che de l'orbita della Luna intorno alla Terra è un'elissi, non è esattamente un cerchio. Un'elissi però poco ellittica, è quasi un cerchio. Tant'è vero che quando la Luna è un po' più vicina alla Terra e passa davanti al Sole, non nasconde del tutto il disco. E noi vediamo l'eclissi anulare, cioè rimane un magnifico anello circolare brillante, molto bello, uno spettacolo bellissimo. Quando si produce all'altra estremità, quando la Luna è più vicina ed è più grossa, allora nasconde completamente il disco e a questo punto l'eclissi è totale e completa, è quello che abbiamo avuto nel 73. Poi c'è una situazione intermedia molto divertente, anche questa, tra le due, in cui la Luna nasconde le vallate del bordo lunare ma non le montagne, cioè il bordo della Luna che ha montagne, valli, è tutta irregolare. Se il disco della Luna ha una dimensione adeguata, le montagne arrivano al bordo del Sole ma non le valli, quindi rimangono dei punti luminosi e per un breve istante la fascia di totalità si presenta sotto forma di perle, come vengono chiamate, o cerchi di diamante. Sono piccoli punti luminosi che ci danno un'idea del rilievo del bordo lunare, un po' come all'orizzonte vediamo le Alpi da Torino. È un fenomeno molto bello. Possiamo anche riflettere perché la Luna si trova a questa distanza miracolosa che rende possibile l'eclissi totale. La distanza della Luna rispetto alla Terra in effetti cambia. Sulla Terra abbiamo le maree. Le maree consumano energia. Questa energia viene dalla gravitazione tra Terra e Luna. Se consumiamo questa energia, se la prendiamo al movimento, della Luna, e quindi la Luna si allontana dalla Terra. Fra alcune centinaia di milioni di anni non ci saranno più eclissi totali, perché il disco della Luna, visto di notte, sarà troppo piccolo per nascondere il Sole. È lungo forse da raccontare, ma abbiamo una prova sperimentale molto divertente del fatto che alcune centinaia di milioni di anni fa la Luna era più vicina alla Terra e il mese lunare era quindi più breve, perché il giro, per fare il giro la Luna ci metteva meno tempo. Osservando una conchiglia, il Nautilus, e beh, troverete la storia del Nautilus, vi spiega questo. Per quanto riguarda la seconda domanda, seguire il volare verso ovest in modo da vedere sempre il sole sullo zenith. Sì. Allora, vous voyez, il y a combinaison de trois mouvements. Ci sono tre movimenti associati: il movimento della Terra su se stessa, quindi di movimento di rotazione della Terra, che va da est a ovest. Quindi il Sole si alza ad est, che, e questo significa che il movimento del globo terrestre va da ovest verso l'est e il Sole si alza ad est. Su questo movimento si sovrappone il movimento dell'ombra della Luna sulla superficie terrestre,
che va dall'ovest a ovest ad est, perché la Luna ogni giorno si ritrae dalla sua orbita, la vediamo sempre più ad est rispetto al giorno prima. È la combinazione di queste due velocità che ci dà all'equatore la velocità di 2000 e qualche chilometri all'ora. Per osservare l'eclissi, come ho fatto vedere, il Sole era circa allo zenith, ma come anche lei ha detto, dato che stavamo volando ad est, verso est, a questo punto il Sole si spostava, quindi il Sole in realtà andava verso ovest, come un aereo che va verso ovest e che segue il Sole, più o meno lo segue allo stesso punto. Per i 74 minuti di osservazione la direzione era questa, quindi abbiamo dovuto adattare i movimenti degli strumenti per avere sempre la luce del Sole. Ho parlato dei bambini a scuola, delle scienze. C'è uno scienziato che io ammiro moltissimo, che è Primo Levi. Primo Levi ha detto: credo nella ragione e nella discussione come strumenti supremi di progresso. Il desiderio di giustizia per me è più importante dell'odio. Trovo veramente che questa frase sia magnifica.